Pagina 281. Studiamo Giovanni Pascoli. Giovanni Pascoli è un autore che nasce a San Mauro di Romagna nel 1855, autore di poesie memorabili della storia della letteratura italiana. A 7 anni, con i due fratelli maggiori, Pascoli, Giovanni, entra nel collegio dei Padri Scolopi a Urbino, dove rimane fino al 1871. Il 10 agosto del 1867, il padre, che è amministratore della tenuta agricola dei Principi Tollonia, viene brutalmente assassinato dai gnoti. È l'inizio per la famiglia di una serie di lutti che segneranno la sensibilità del poeta per tutto il resto della vita. Nel 1873 Giovanni ottiene una borsa di studio all'Università di Bologna, dove frequenta la facoltà di lettere. Nel periodo bolognese aderisce al movimento socialista, che si sta diffondendo in particolare negli ambienti studenteschi. Vi ricordo che in questi anni si diffondono le idee socialiste e nasce anche in Italia il Partito Socialista ad opera di Filippo Turati. Giovanni, proprio per le sue idee, venne condannato ad alcuni mesi di carcere per aver partecipato a delle manifestazioni di protesta contro il governo dell'epoca. Nel 1882 conseguì la laurea a Bologna e iniziò la sua carriera professionale di professore di latino e di greco nei licei di Matera, in Basilicata, qui vicino da noi, e di Massa, in Toscana. Qui vuole vicino a sé le due sorelle minori, Ida e Maria. Con queste sorelle tenta di ricostituire il primitivo nucleo familiare. Nel 1895 ottiene la cattedra di grammatica latina e greca a Bologna, poi di letteratura latina all'Università di Messina, dove rimase fino al 1903. In seguito si trasferì a Pisa e infine dal 1905 torna a Bologna quale successore di Carducci alla cattedra di letteratura italiana. È di questi anni la pubblicazione della maggior parte delle sue opere. Le trasformazioni politiche e sociali del tempo agitano gli anni di questo periodo e preannunciano la catastrofe della guerra. Tutto questo produce in Giovanni Pascoli inquietudine, quell'inquietudine propria dei poeti decadenti che abbiamo già studiato, ed è provato dalle sue vicende familiari. Una condizione dunque di grave crisi sopraggiungerà nel poeta. Nell'ultima parte della sua vita, Giovanni troverà un po' di pace nella casa di Castelvecchio di Barga, in Toscana, in provincia di Lucca. In questo paese troverà il suo rifugio definitivo e vivrà qui con la sorella Maria. Muore a Bologna nel 1912. Tra le opere più importanti di Giovanni ricordiamo Le Milizie del 1891. Questa è una raccolta di poesia che ha come centro i temi familiari e campestri. Il titolo indica la semplicità della poetica. Le milizie, infatti, sono umili tamerici, arbusti sempreverdi che diventano il simbolo delle tematiche scelte da Giovanni, dal poeta. Tra le poesie più famose, sicuramente che vanno lette e studiate, ricorderemo Lavandare, Arano, 10 agosto, novembre, sera d'ottobre. Un'altra raccolta di poesie importante di Giovanni del 1903 sono i Canti di Castelvecchio.
In queste poesie Giovanni fotografa nella mente le immagini di un tempo, della vita campestre e del ripetersi, del succedersi delle stagioni. E qui ricorrono anche con una frequenza che possiamo definire ossessiva i ricordi dolorosi della sua infanzia, della sua adolescenza, che il poeta non riuscirà mai a cancellare, della tragedia familiare, in primis la morte brutale del padre. Di queste poesie ricorderemo La mia sera, Nebbia, Il gelsomino notturno. Un'altra raccolta di poesie famose sono i poemi conviviali, pubblicati nel 1904. Questi sono componimenti dedicati a fatti e personaggi del mito e della storia antica. A pagina 282 riflettiamo brevemente sulla poetica e sullo stile di Giovanni. La sua poesia nasce da una forte sensibilità maturata attraverso le vicende personali. Lo abbiamo già detto prima, le tragedie familiari, ma c'è anche qui l'attaccamento alla sua terra, come potete vedere in quella foto riprodotta in basso, uno squarcio di vita campestre. Il periodo storico dunque in cui vive il poeta è importante per la sua formazione. Questo è un periodo, lo ripeto, animato da forti contraddizioni e da conflitti sociali. Quel mito positivista che aveva caratterizzato gran parte dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, adesso comincia a venir meno. I poeti di questo periodo fanno riflessioni mettendo in luce il disagio e la crisi del tempo. Di fronte dunque al male e al mistero del mondo, la poesia assume per Giovanni un valore di consolazione, consolatorio, e diventa per il poeta l'unico momento, l'unico conforto che ha l'uomo nel suo destino di solitudine di fronte a questa grande crisi, di fronte a questo disagio interiore. Ed è quindi compito del poeta, con la sua intuizione, spiegare quali sono le ragioni profonde dell'esistenza per l'uomo, ma per far ciò deve evadere dalla realtà e rifugiarsi nel mondo dell'infanzia. Siamo giunti al momento più importante della spiegazione della poetica di Giovanni. Il mondo dell'infanzia per il poeta è tutto, è fondamentale. Qui infatti abbiamo una poetica che viene chiamata con il nome di fanciullino, ed è quello che permette al poeta di penetrare nel mistero della realtà e scoprirne i segreti. Per Giovanni le piccole cose di ogni giorno acquistano nella sua poesia un significato simbolico. Il simbolismo è fondamentale, diventa allusivo, indicano questi aspetti la realtà intima che sta dietro al loro significato tradizionale. Il linguaggio che usa Giovanni è nuovo, è innovativo ed è costituito, fatto di vocaboli tratti dalla vita quotidiana, accostati a termini ricercati e specialistici. Un linguaggio aderente alle cose, più suggestivo che realistico. In questo linguaggio le parole sono scelte non per il loro significato concreto e oggettivo,
ma per le suggestioni che sono in grado di evocare al lettore. Attraverso la riproduzione di colori, profumi, suoni, frequentissime sono in Giovanni le onomatopee. Esse creano una particolare musicalità nelle sue poesie, che immerge il lettore in un'atmosfera di mistero.